Salve community e bentornati nell'Efeverse. Il titolo di questo video parte tutto da un articolo che ci arriva da Variety e ancora una volta sono riusciti a triggerarmi perché questo articolo cerca di analizzare un pochino la situazione del Sony Spider-Man Universe, perché il 2024 vedrà tre film della Sony appunto appartenenti a questo universo, per cercare di capire che cosa vorrebbero fare. A parte che l'articolo mi ha fatto scoppiare un polmone, perché sinceramente, scusate un attimo, parla del fatto di come i Marvel Studios e la DC si siano impantanati con i loro universi condivisi. Una parte dell'articolo è anche giusta, mentre Sony, cercando di risparmiare sui budget, bene o male l'ha sempre sfangata. Non sono d'accordo con Morbius, non sono d'accordo con il budget di Madame Web, ma va bene questo. In ogni caso l'articolo passa sotto la lente di ingrandimento Madame Web, Kraven e Venom 3. Riguardo Madame Web c'è un elemento in cui l'articolo si sbilancia che è molto interessante, ma prima di questo, cos'è che mi ha fatto triggerare dell'articolo? È che, sentendo anche qualcuno del settore che ha lavorato con Sony, arrivano alla conclusione che Sony fa bene perché rispetto a DC, rispetto ai Marvel Studios, non vuole assolutamente puntare in un universo condiviso perché ogni film che porta sono stand-alone. Ora io vorrei sapere chi cavolo li scrive questi articoli, perché com'è possibile che chi segue il settore, chi ha anche dei contatti, magari dietro le quinte, possa asserire che Sony non ha mai avuto la volontà di fare un universo condiviso. Ma in quale tipo di realtà abitate? Perché Venom volevano inserirlo a tutti i costi nell'MCU e Feige gli ha detto ciao. Hanno ricattato Feige per inserirlo nella post di No Way Home e volevano inserirlo nell'MCU e gli hanno detto ciao. Hanno girato Morbius per introdurlo nell'MCU con tanto di poster, pensando che Feige accettasse il fatto compiuto, e Feige gli ha detto ciao. Alla fine hanno cercato di inserire tutto collegato male con Morbius che ti dice a caso noi siamo Venom. Come faccio io a venire qui a dirvi, sapete, Sony non ha mai voluto fare l'universo condiviso, e allora perché cazzo l'ha chiamato Sony Spider-Man Universe? Ma è Variety, ma come fate a scrivere una cosa del genere? Come fate ad arrivare a una conclusione del genere? Ma a me, se non concesso che tu parli con un tizio, poi tu giornalista, quando finisci il pezzo, non dici le tue considerazioni al riguardo. No, in realtà Sony vuole collegare tutto da non si sa quanto, in realtà vuole fare i Sinistri 6, che è il loro Infinity War con tutti i personaggi che sta introducendo. Ora arriveremo a Madame Web e al casino che hanno combinato, però di base volevo concentrarmi su questa storia. Ripeto, è Variety, da questo punto di vista l'Hollywood Reporter gli dà tre piste. Ma io mi ricordo anche all'epoca quando parlavano dei budget di The Flash, io dicevo raga 350 e poi hanno dato ragione a me, cioè Variety dà ragione a me, cioè non lo so. Quindi capirete che un po' mi triggero quando leggo certe cose. Ripeto, immaginatevi se vengo qui a dirvi no, sapete, Sony non voleva fare il suo universo condiviso e mi prendete per cretino, diceva questo che sta dicendo. Boh. Ma andiamo a Madame Web, che è la cosa più interessante. Nello scampolo di articolo, oltre a parlare di questo film che non dovrebbe essere strettamente collegato a Spider-Man, come vi dicevo io già nelle scorse settimane, hanno fatto di tutto per non introdurre il loro nuovo Spider-Man. Non c'è una post-credit nel film, certo loro sono Sony, fanno in tempo ad aggiungerla. Però vi fa capire che quando annunciarono Madame Web avevano intenzione di giocarsi la carta No Way Home perché volevano annettere lo su all'MCU, volevano continuare con quella ambiguità. Un'ambiguità che dopo 2 anni forse non funziona più. Forse quel Venom 2 che faceva i soldi ad ottobre del 2021 potrebbe non essere un materia di paragone per i film che arriveranno nel 2024, perché potrebbero essere tutti flop. Lo so, potrebbe non vedere l'alba del 2025. Stiamo supponendo, aspettiamo intanto l'uscita di Madame Web, le cui previsioni di incasso, d'esordio non sono proprio rosee. Intanto Variety ci dice che Dakota Johnson ha cambiato agenzia dei talent subito dopo l'uscita del primo trailer di Madame Web. Cito l'articolo, dice che questa cosa non è passata inosservata agli occhi dell'industria, che non si spiega il motivo. E qui partiamo con dei rumor, con delle voci non proprio confermate, ma se pensate a Morbius, a quello che avevano detto a Jared Leto, forse qualche assonanza a quel caso lì la troveremo. Si dice che Dakota Johnson pensava di aver firmato con Sony per un film che faceva parte del Marvel Cinematic Universe. Tant'è che quando Deadline annunciò
Il suo coinvolgimento in Madame Web era il febbraio 2022, quindi erano freschi e forti di No Way Home. L'attrice su Instagram aveva taggato sia i Marvel Studios che Sony. I Marvel Studios. Anche Sydney Sweeney, quando è entrata nel cast a marzo, taggando Dakota Johnson, Sony e i Marvel Studios. Quindi, fino a prova contraria, gli avevano venduto il film come facente parte del Marvel Cinematic Universe. Io ho controllato il profilo di Dakota Johnson, questo post non c'è più, non esiste più, e qui potrebbe aggiungersi un ulteriore tassello dell'attrice che si è sentita presa in giro e che ha cambiato proprio agenzia, la stessa agenzia che magari l'ha proposta a Sony. Se dovesse essere così, non è la prima volta che Sony fa questo giochetto. Aveva coinvolto Jared Leto in Morbius e girato addirittura il film come facente parte dell'MCU, dicendo all'attore: "E cavolo, sei nel Marvel Cinematic Universe", cosa che fino al secondo trailer era tutto a posto. Nel film invece perfino il murales è andato via, è scomparso in post produzione quando poi è arrivato il film, ed è stato tutto tagliuzzato, perfino la parte di Tyrese Gibson è stata completamente ridimensionata perché aveva un braccio legato alla Stark Industries. Loro volevano proporlo a Feige come fatto computer, quello gli ha detto: "Ma dove state andando, cretini?". Tornando alla questione, ho visto molte persone reagire dicendo: "Ma in che pianeta vivi? Ma non lo capisci che se il produttore non è Feige non facevi parte dei Marvel Studios?". Raga, spoiler, gli attori si presentano sul set, recitano e poi controllano il fondo fiduciario, non fanno altro. Molti attori presenti in Avengers Endgame non hanno mai visto il film. Gli attori non hanno bisogno a volte di leggere fumetti, non hanno bisogno di niente, vanno lì e recitano su un green screen. La Sony vende il progetto in maniera ambigua dicendo fa parte dell'universo Marvel. Il talent dice abbiamo Dakota Johnson, e fa da tramite dicendo all'agente di Dakota Johnson: "Stanno cercando un'attrice per entrare in un film Marvel". E poi l'attrice vede il trailer e scopre che non è così, e quindi fa ciao con la manina a tutti. Per i più scettici che pensano che il cinema sia questo grande mistero fatto di parco giochi, dovete sapere che contano tantissimo i soldi. Dovete pensare che Henry Cavill, super fanatico di fumetti, un tizio che ci mette l'anima in ogni cosa che fa, si fida della propria agente per partecipare alla scena dopo i titoli di coda di Black Adam, perché The Rock aveva detto alla sua agente, facendogli il complotto, che sarebbe tornato in pianta stabile nel DCEU e che avrebbero fatto un nuovo film su Superman. Lui sapeva di fumetti, sapeva anche di come stava la Warner in quel periodo. Si è fidato della gente che era in combutta con The Rock, facendogli fare una figura di merda, perché lui fa il video: sono tornato, e una settimana debuttano tutto il DCU perché Black Adam è un flop. E non c'è mai stata veramente volontà da parte dell'allora gestione Warner di riportare davvero Henry Cavill. Queste cose succedono, e sono convinto che, essendo che Madame Web, di tutti gli spunti più interessanti che poteva collegare la storia ad un nuovo Spider-Man, probabilmente decideranno di non sfruttare nessun tipo di appiglio, di escamotage per inserirlo dentro il Sony Spider-Man Universe, credo siano arrivati alla consapevolezza che in realtà l'unico Spider-Man che possono inserire nell'universo debba avere la faccia di Tom Holland, e stanno solo aspettando nell'ombra di riportarselo da questa parte. Ma per adesso è il caso di stringere i denti e di non inimicarsi Feige, perché se Feige nel 2020 aveva subito il ricattone di Sony, anche spinto un po' da Bob Chapek, l'allora CEO disastroso di Disney, adesso le cose sono cambiate. Adesso Sony ha strappato un piccolo contratto per sfruttare personaggi della Marvel nel loro universo Marvel videoludico di Insomniac, perché dopo Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man 2 e Wolverine ci sono in cantiere videogiochi come X-Men e Daredevil. Attualmente Sony sa che non è il caso di fare il botta e risposta con Feige, perché Spider-Man 4 non ha bisogno di far tornare Maguire e Garfield, perché comunque il miliardino lo fa sicuro, non deve fare per forza i 2 miliardi. E porta più pro che contro. E se riescono a tener duro con lo su per i prossimi 2-3 anni, portano Tom Holland da questa parte e fanno sti sinistri 6. Per adesso vediamo un po' come andrà Madame Web, come andrà Kraven e come andrà Venom 3.
perché l'unica cosa che hanno saputo fare con Spider-Man, tralasciando i film animati, è giocare sempre su quel cavolo di No Way Home. Hanno sfruttato No Way Home pure per la campagna marketing di Across the Spider-Verse. E useranno No Way Home per Venom 3, dove Eddie torna nel suo universo subito dopo la post-credit di No Way Home. Questa è Sony, ragazzi, fare la cresta sul lavoro di Kevin Feige per cercare di foraggiare un universo che, secondo me, ormai è già bello che è morto. Fatemi sapere la vostra, io aggiungo che le ultime uscite di Dakota Johnson non sono proprio quelle che cercano di pompare un film che arriva tra 2 settimane. Oltre all'assenza totale di campagna marketing, perché il secondo trailer non arriva, hanno preferito far uscire il trailer di Ghostbusters, che esce l'11 aprile, piuttosto che Madame Web, che arriva tra 2 settimane. In più, l'attrice ha parlato del fatto che non sa nemmeno se la sua prova attoriale sarà degna di nota, dato che ha sottolineato più volte quanto con un blue screen sia difficile recitare, e quindi già ha messo le mani avanti. Per di più, a Saturday Night Live, capisco il contesto perché è una trasmissione dove ci si prende poco sul serio, l'unica cosa che ha saputo dire del suo film è: sì, sto facendo questa cosa nuova, Madame Web nell'universo Marvel, praticamente non è altro che un film generato dalla IA per il tuo ragazzo perché c'è Sydney Sweeney. Sì, farà anche ridere, però essendo che il film non lo sta pompando letteralmente nessuno, l'unica frase che so di questo film è questa, che è un film generato dalla IA per il tuo ragazzo, bello. Si vede che proprio l'attrice ci tiene a questo film. O è stata presa in giro? Io vi lascio qui con questo video un po' da complottaro, però spero di avervi fatto un pochino riflettere su alcune questioni, perché state certi che Morbius 2, non credete a chi dice ah, seconda vita, è stato un successone, non lo so se lo faranno, staremo a vedere, poi magari lo annunciano domani. Se questo video un po' così vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per il supporto, al solito Twitch, Instagram, seguitemi un po' dappertutto, ci sono gli abbonamenti per entrare a far parte dell'Effeverse e diventare insider anche voi, e tra l'altro ovviamente gli abbonati, dopo aver letto la trama di Madame Web, vi ricordo tutto censurato, non è che la gente vi spoilerà roba, però chi ha scelto di sapere cosa succederà nel film è punto. Per questo vi dico, prima vediamo Madame Web e poi magari ne riparleremo in seguito. Detto questo, grazie, vi si vuole bene come sempre, Filippo F chiude.